Insomma, il collegamento non è serio per poter effettuare i pronti soccorsi, diciamo, perché se uno ci arriva morto. Però è vero anche il contrario. È vero, insomma. Allora, se è vero il contrario, di fronte a una difficoltà, io provo a dare due risposte. Che quando il collegamento è ottimale, diventano sinergiche. Quando il collegamento, come in questo momento, non è possibile, entrambi sono in grado di dare una risposta. Quindi, io parto sempre dal presupposto che oggi è il momento in cui, non potendo avere l'ospedale sotto casa, perché questo voglio dire, non è giusto e non è corretto, avere la possibilità, ottimizzando le risorse a disposizione, di offrire più punti, credo che sia folle non farlo. E per quella comunità, perché è una comunità ampia, anche perché voglio dire, noi che siamo irpini da più anni, sappiamo bene che solo Ufra ha sempre orbitato su Salerno, mai su Avellino. Diciamo che la nostra città è sempre stata un po' disconosciuta come capoluogo di provincia. Credo che la sanità così distribuita, se lo si facesse anche in Alto Irpinia, collegandosi fra di loro, probabilmente può diventare il fattore di aggregazione. Ma che c'è di vero?